Cari amici della Cilena, oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi Diego Perotti, ex calciatore tra le altre di Roma e Salernitana. Ciao Diego e benvenuto. Ciao ragazzi, come va? Direi bene, no? Molto bene, molto bene. Molto felici di essere qui. Sì, infatti avere un ospite come te per noi è un motivo d'orgoglio straordinario. Non puoi Fa piacere, immaginare, fa insomma. piacere. Grazie. Insomma, noi abbiamo pensato subito di invitarti. Anzi, insomma, ne approfitto per ringraziare Santiago Sabatini di cuore per tutto il supporto che ci ha dato, anzi mi ha dato soprattutto a me, insomma, per organizzare un po' il tutto, per cui un grande ringraziamento a Santiago Sabatini, e quindi partirei subito con le nostre questioni. Per cui, insomma, abbiamo già detto che tu hai girato tanto tra Argentina, Italia. Poi c'è stata anche la Spagna, quindi proprio insomma l'hai fatta completa, come si suol dire. Insomma, tra tutti i club che hai girato, c'è stato cioè, se posso dire, un aspetto che mi ha colpito di più. Il fatto cioè, che magari in nazionale, anche per via della grande competizione che c'è stata in questi anni, insomma, non sei riuscito a lasciare un segno molto forte. E secondo te perché? Come te lo spieghi? Come hai detto te, sicuramente far parte della nazionale argentina non è una cosa semplice, ci stanno tanti giocatori di grandissimi livelli, quasi tutte stanno giocando nelle squadre più forti del mondo. Poi quando uno vuole raggiungere certi livelli, sicuramente si vuole tanto equilibrio nella carriera, tanta continuità, che io magari purtroppo con infortuni, con qualche partita persa, a volte diventa più complicato. Poi guadagnarsi un posto in una nazionale argentina con giocatori come Di Maria, Agüero all'epoca, lasciando perdere Messi, no? Higuaín, cioè io ho preso comunque una generazione di giocatori molto molto forti. Sono contento almeno di essere stato convocato in qualche partita, di aver indossato quella maglia. Mi sarebbe piaciuto sicuramente giocare di più o fare almeno un mondiale. Sono stato vicino al 2018, ma purtroppo non ci sono riuscito. Rimango comunque felice per il fatto che almeno una volta quella maglia l'ho indossata, che è il sogno di tutti i bambini. Ecco, grazie per le belle parole, insomma, inseguire i sogni è proprio cioè, l'obiettivo più grande, secondo me, anzi, secondo noi. Infatti noi lo facciamo tramite questo podcast e quindi ti ringraziamo proprio per quello. Comunque io personalmente ho un bel ricordo di te, non so se anche gli altri, ma credo di sì. Proprio per via della cavalcata Champions con la Roma, che vi ha portato in semifinale, ecco, e lì insomma è stata un po' la nostra infanzia, e quindi cioè, e volevo sapere cioè, se magari tu avessi un cimelio in casa che ti ricordava insomma quella stagione, un ricordo fisico, proprio materiale. Beh, sicuramente di quella partita, cioè di quel gol che ci ha qualificato alla Champions all'ultimo minuto, sì, lì mi sono portato praticamente tutto, dalle scarpe a pantaloncini, maglietta, calzini, penso che pure le mutande mi sono portato di quella partita là, che poi ci ha permesso di fare quella semifinale, quel percorso in Champions che è stato molto molto carino, giocare una semifinale di quella competizione è una cosa che ricordo sempre, che posso fortunatamente parlare
con i miei figli, che oggi stanno diventando più grandi, cominciano a capire un pochino di più di quello che è il calcio, e quindi sì, è stato emozionante. Peccato che l'andata non avevamo fatto una grandissima partita, perché magari ce la potevamo giocare in casa, però rimane sempre un bellissimo ricordo. E comunque, insomma, quella partita ce la ricordiamo un po' tutti, come ho detto prima. Insomma, poi credo che quella sia stata la più grande prova del tuo grande legame con Totti negli suoi anni alla Roma. Ecco, e sono curioso, qual è adesso il tuo rapporto con Totti? Insomma, vi sentite ancora o per via degli impegni comunque c'è una distanza? No, no, purtroppo no, ma quello capita. Lui ovviamente ha le sue cose, poi io, cioè lui ha smesso quando io ancora giocavo, ma al poco tempo io me ne sono andato in Turchia. Devo dire però che i miei figli vanno alla sua scuola a calcio, quindi da una maniera o un'altra siamo comunque legati, ma no, l'ho visto una volta allo stadio, però no, no, non abbiamo mantenuto, diciamo, il contatto. Insomma, questo fa piacere per tutti, cioè per tutti coloro che hanno imparato a conoscerti in quel periodo e che comunque amano sia te, sia Francesco Totti calcisticamente parlando, quindi insomma fa molto piacere. E tornando invece proprio alla tua carriera, adesso non ti faccio quella domanda che ti ho fatto fuori onda perché non ti voglio mettere in difficoltà, però insomma, cioè, volevo sapere se tu continuerai a fare il calciatore o se questa vita insomma da svincolato ti soddisfa già. No, diciamo che ancora mi sento giocatore, ancora sto aspettando quella situazione che magari mi possa rimettere in campo, perché fortunatamente sto bene, mi sto allenando, sono sempre stato in condizione, mi sono mantenuto in forma, aspettando se magari riesco a trovare qualche squadra che mi rimetta in campo. Purtroppo al momento non è stato facile, non lo è. È vero che il calcio un po' è cambiato a quello che io conoscevo di qualche anno fa, ma rimango sempre con la speranza di trovare qualcosa. Poi, se nel caso non dovesse andare come io voglio, sicuramente sono già mentalmente pronto a lasciare il calcio alle spalle e pensare a fare altro. Insomma, questa è una grande notizia per chi ti segue, insomma, sapere che tu hai l'intenzione comunque di continuare a dedicarti al campo fa molto piacere sia a me sia agli altri. Comunque io adesso ti lascio lo spazio per le domande, insomma, di Francesco e Filippo. Ci siamo. Allora, prima abbiamo parlato del sogno di ogni bambino, quello di indossare poi la maglietta della propria nazionale, no? Nel tuo caso quella dell'Argentina. Ma quanto secondo te è fiero quel Diego piccolino che giocava nei campi? Secondo te quanto può essere contento col senno di poi? Beh, io sono stato sempre molto critico con me stesso su tutti i punti di vista, non solo sull'aspetto calcistico, però diciamo che il calcio nella mia vita ha conformato sempre una grande parte, quindi sono sempre stato molto autocritico, molto a volte molto, forse troppo, e ho sempre visto, guardato sempre il bicchiere mezzo vuoto. Penso che potrei aver fatto di più, potrei aver giocato meglio, aver vinto più cose,
sicuramente gli infortuni mi hanno fermato tanto, mi hanno costretto a non fare forse la carriera che io avrei voluto, quello che aspettavo. Poi ovviamente se mi metto a guardare indietro, sono molto contento e molto orgoglioso delle squadre dove ho giocato, ma magari non tanto di quello che ho fatto in quelle squadre o del segno che ho lasciato in quelle squadre. Penso che lì, a livello personale, essendo un po' egoista, avrei potuto fare di più. Grazie. Io, riconducendomi un attimo a quello che ha detto prima Jacopo, no? Sino a poco tempo fa ti vedevamo giocare sui campi della Serie A e non solo. Un rimpianto sicuramente della tua carriera è quello di aver dovuto fare conti con numerosi infortuni, hai detto pure tu prima. Quanto è stato difficile per te dal punto di vista psicologico? Tanto, tanto perché alla fine sono stato sempre professionista nel mio lavoro, sono stato sempre ho curato costantemente al massimo il mio corpo. Ho avuto la fortuna di avere intorno gente che mi aiutava anche su quell'aspetto a livello di alimentazione, di riposo. Quindi a volte forse avrei potuto fare di più, avrei potuto fare meglio forse qualche cosina, ma da altre parti anche c'è stata un po' ingiustizia, un po' di che tu dici cavolo, ma se io faccio questo, quell'altro, perché dovrei avere questi infortuni qua? Ci stanno risposte che non ho mai avuto, che no, non sono mai stato riuscito a trovare, cioè scusami, domande che non ho mai riuscito a trovare delle risposte a perché magari mi succedeva così quando uno faceva una vita da quello che deve essere, no? Da professionista. Poi a volte il corpo, la genetica, ci stanno cose in cui uno non può lavorare tanto, non può fare di più di quello che fa, perché il corpo è quello che è, o i muscoli in questo caso sono quelli che sono. Io, per esempio, a livello articolare, a livello ginocchio, caviglia, non ho mai avuto un problema, invece a livello muscolare, sono stati sempre quelle piccole, infortuni che mi hanno costretto tante volte a fermarmi. Poi ci sono giocatori che magari hanno tanti problemi al ginocchio, al crociato, alla caviglia, e che però a livello muscolare stanno bene. A me è successo al contrario, ho dovuto lottare costantemente con questo problema qua o con questi infortuni qua. Penso che bene o male, comunque la mia carriera sono riuscito a farla, però tante volte sì, il rimpianto è quello di se magari c'avevo la metà degli infortuni che ho avuto, forse avrei potuto fare meglio, sicuramente. A 35 anni hai detto che ancora voglio rimetterti in gioco. Ti chiedo se magari a gennaio hai avuto contatti con delle squadre di Serie A o di altri club e soprattutto, visto l'incursione dell'Arabia Saudita nel mercato di ogni tipo, se ci sono state possibilità di passare appunto nel campionato arabo. Beh, diciamo che di Serie A italiana no, non ho avuto nessuna proposta. Ho avuto qualcosina in campionati che magari non erano del mio interesse, anche qualche chiamata dall'Argentina, di squadre anche importanti, ma ad oggi con due bambini, mia moglie, già non è facile come prima, forse fare le valigie e andare tutti quanti così lontano, no? Dall'Arabia qualcosina si sta muovendo, ma ancora non c'è stato niente di concreto. Quindi sto sempre, come dicevo prima, sperando con la voglia di uno che ha 35, ma che calcisticamente con la mentalità di uno che deve fare l'esordio, perché comunque la cosa bella che ci tira almeno a me è quella di continuare a giocare, di divertirmi e soprattutto perché mi sento bene. Ecco, scusa Filippo, una mia curiosità. Sì. Ecco, col senno di poi, rifaresti le stesse scelte nella tua carriera, quindi stesse squadre,
E via dicendo, o vorresti cambiare qualcosa? Non devi dire precisamente cosa vorresti cambiare, se no ti mettiamo nei casini, però. No, guarda, io sono stato sempre molto, molto sincero. È facile forse col giornale, no? Da dopo a dire certe cose o magari, ecco, a pentirsi di certe decisioni. Sicuramente quando me ne sono andato dalla Roma al Fenerbahce. Oggi magari è una cosa che non la vedo così chiara come in quel momento. Il problema che è stata una scelta molto più personale, dire se me ne devo andare da qua, devo andare all'estero perché non me la sentivo di tornare in Italia, in un'altra squadra, di uscire da Roma per andare in un'altra squadra. Non me la sentivo di continuare nel campionato italiano. Purtroppo lì quando sono andato all'inizio andava tutto bene, mi hanno trattato benissimo, i tifosi tuttora mi scrivono, mi mandano dei messaggi, cioè sulla tifoseria del Fenerbahce non posso dire assolutamente niente, i compagni neanche, la società non si è comportata bene, ho avuto lì un infortunio che mi ha costretto a fare un intervento in cui mi hanno proprio, diciamo, abbandonato e quindi oggi magari guardandolo così, però come ti dicevo, oggi è facile. In quel momento comunque era una squadra importante che mi dava l'opportunità di stare ancora in competizione europea, era la squadra più forte o la seconda più forte della Turchia. Poi c'è stato pure che siamo arrivati in periodo del Covid, quindi stadi vuoti. Se ne sono andati delle cose che purtroppo non hanno fatto che l'esperienza sia positiva come uno pensava, ma ripeto, ad oggi è facile parlare e dire avrei fatto questo, quello, quell'altro. Quindi le cose sono andate così e mi sarebbe piaciuto continuare a Roma, quello sicuramente, avrei rinnovato a vita, ma purtroppo non siamo i giocatori che decidono queste cose. Quanto credi che si sia alzato il livello della Serie A dall'ultima volta che la calpestata però con la maglia della Roma? Sicuramente sono venuti giocatori importanti, allenatori importanti. Oggi la Roma che si può permettere avere un allenatore come Mourinho, un giocatore come Dybala, come Lukaku, non è una cosa facile. Abbiamo comunque squadre che sono stati competitivi in tutti i livelli, in tutte le competizioni l'anno scorso. Tutte le finali ha giocato una squadra italiana, quindi quello vuol dire tanto. Sicuramente non sarà il calcio più vistoso, quello più bello da vedere, ma a me, almeno a livello personale, quando ho avuto la fortuna di giocarlo, mi divertivo, era competitivo, era tosto, e rimane sempre così, e più arrivano giocatori forti o allenatori forti. Diventa ancora più bello. Quali squadre? Non so se hai avuto modo di seguire queste prime 4 giornate di Serie A, no? Ma se l'hai fatto, magari se hai avuto modo di vedere qualche partita, quali squadre ti hanno sorpreso? Quindi dici una squadra che ti ha sorpreso, una che ti ha deluso, e una squadra secondo te che farà bene, una squadra scommessa, diciamo. Guarda, qua ti devo, purtroppo non sono uno che si mette a guardare tante partite. Seguo la Roma, più che altro seguo le squadre dove ho giocato, seguo il Siviglia, il Genoa, quindi non è che ho visto, non mi sono messo a guardare tante partite. Penso però che, per esempio, la Fiorentina è una squadra che mi piace, è una squadra che ha un buon allenatore, ha un grandissimo direttore sportivo, un caro amico come Nico Burdisso, che conoscono bene anche alla Roma. È una squadra che non so per quale motivo, già da bambino, quando giocavo a Batistuta, è una squadra che seguivo e mi piaceva. Però
penso e spero che dopo la partita con l'Empoli sia inizio un nuovo campionato per la Roma, per la mia Roma, che è quella che voglio che sempre faccia bene per tutto quello che ho vissuto là, e perché rimaneremo qua a vivere, quindi ci teniamo tanto alla città e voglio sempre che faccia bei risultati. Grazie. Scusate, un'ultima domanda da parte mia, poi ci avviamo alla chiusura, se non ci sono altre curiosità. Insomma, tu che l'hai conosciuto e comunque vissuto Spalletti, un tuo pensiero sul tuo approdo in nazionale, come credi, insomma, che possa cambiare la nazionale dopo aver vinto uno scudetto con Napoli? Cosa può portare di nuovo a questa nazionale? Io l'ho vissuto, per me è stato un grandissimo allenatore. È vero che avevamo una grandissima squadra, però è stato di tutti quelli che ho avuto insieme a Gasperini, uno dei più forti, dei più bravi. Penso che ha fatto una scelta giusta, quella di dopo aver vinto il campionato andare via, perché si sa che a volte le seconde parti non fai bene come prima, e già le cose è difficile comunque fare quel passo dopo che hai vinto, quindi lì devo dire che ha fatto una scelta difficile, ma a mio avviso giusta. Poi la nazionale italiana sicuramente aveva bisogno anche di un cambiamento così, di una persona che comunque il calcio lo conosce molto bene e che conosce tutti i giocatori, che lavorava qua, soprattutto nella nazionale dove penso che l'80-90% dei suoi giocatori stanno nel campionato italiano, quindi quello è molto molto importante, che a differenza di altre squadre come altre nazionali come per esempio l'Argentina, dove tu hai giocatori sparsi e che girano in tanti campionati, tenerli tutti qua insieme nello stesso paese è un punto a favore, quindi io la vedo, ci vorrà del lavoro, perché comunque non è come una squadra che le vedi tutti i giorni, ci vorrà del lavoro, ma sono convinto che con i giocatori che ci stanno lui farà molto bene. Una domanda che vorresti lasciare al prossimo ospite del podcast sul calcio in generale, dico. Una domanda, ma no, non sappiamo chi sarà, lo sapete? No, in generale, busta chiusa. In generale? Lo manderei che squadra tifa. Interessante. Diego, un'ultimissima cosa: tra i tanti compagni di squadra che ha avuto, qual è quell'uomo spogliatoio, quello che caricava la squadra, il come dire, veramente l'uomo spogliatoio, chi era? Allora, per me, te l'ho appena, senza sapere che mi facevi questa domanda, se no non l'avrei detto, così dava un po' più di suspenso, ma io su quell'aspetto, la persona che io ho sentito, il compagno che ho avuto, che almeno a livello personale, e poi parlando con altri compagni che abbiamo condiviso squadra, sicuramente è stato Nico Burdiso. Per me lui mi ha cambiato proprio la carriera, mi ha cambiato la maniera di vedere non solo il calcio, ma la vita in generale. E ho avuto la fortuna di vederlo qualche giorno fa, perché è venuto a guardare la partita di Lazio Atletico Madrid Champions, e poi siamo andati a cena, e parlare con lui è sempre, ti dà un qualcosa in più che nel mondo del calcio è difficile di trovare una persona di quel tipo. Io il periodo che siamo stati a Genoa, un anno e mezzo, vi giuro che a me lui mi ha cambiato la carriera, mi ha cambiato tanti punti di vista che io avevo, e lui mi ha indirizzato, e penso che ho fatto fatica a trovare un compagno che lascia quel segno, come almeno a me a livello personale, come l'ha fatto lui. Grazie mille, risposta anche da un certo punto di vista inaspettata, no? Contando anche tutta quella mole di compagni di squadra che hai avuto. Diciamo, Burdisso non è mai
non è mai non è risaputo che è un uomo così tanto di cuore, un uomo spogliatoio, mentre invece mi fa molto piacere che hai risposto in questo modo, così da regalare anche un altro appellativo a un giocatore che, a mio parere, a quanto mi ricordo, era davvero molto molto forte e molto completo. Giusto, è vero, era così. Se non ci sono altre domande, non so, Filippo. No, perché... un'altra curiosità, ma proprio breve. Volevo Inizio, perché poi deve giocare con i bambini. Sì, sì. Curiosità brevissima. C'è stato magari un trasferimento, una trattativa che era data per fatta e poi è saltata? No, cioè, diciamo, data per fatta così, no. Sì, c'è stato un momento quando io ero a Siviglia, che era appena cominciato, ero molto giovane e stavo facendo molto bene. Abbiamo avuto un contatto molto forte col Real Madrid, con cui ero anche arrivato a parlare. All'epoca stava questo ex giocatore, Ballano, che stava lì lavorando al Real Madrid. Abbiamo parlato, diciamo, in maniera non so se molto concreta, ma quando già arrivavi a parlare con una persona che stava lì dentro, già era un qualcosa in più. Però non è che è stato né offerte né niente, ma c'è stato un contatto che ovviamente all'epoca, avevo 21-22 anni, che si parlava di questo, oppure c'è stato un giornale molto famoso in Spagna che aveva messo la mia faccia in prima pagina. Quindi erano delle cose che vabbè, non è che è stata niente di concreto, ma c'è stato un avvicinamento da parte loro e quello sarebbe stato ovviamente molto, molto figo, però è l'unica. Poi per fortuna tutte quelle che sono state qualche possibilità di andare, poi l'ho fatta, quindi su quell'aspetto sono stato fortunato. In Serie A qualche club importante ti ha mai cercato? In Serie A, quando stavo al Genoa, il mio primo anno, pure lì diciamo che ho parlato, quando stava Mancini all'Inter, ho parlato con lui un paio di volte al telefono, dove mi aveva detto che mi voleva, che potevo fare parte dalla sua squadra. Anche lì sicuramente sarei stato, avevo fatto un anno a Genoa, un anno molto bene, eravamo arrivati in Europa League, avevamo qualificato Europa League. C'avevamo uno squadrone, avevamo fatto una stagione molto bella, però loro poi hanno preso, mi sembra che Eder e Perisic, hanno fatto un po' di giocatori in quella zona, quindi poi non si è fatto. Però pure lì ho parlato direttamente con l'allenatore, sarebbe stato anche lì sicuramente un passo importante. Poi dopo 6 mesi sono arrivato a Roma, quindi no, non c'ho rimpianti su quello. Va bene, grazie. Prego, ragazzi. Insomma, grazie mille, Diego, per l'opportunità che ci hai dato. Rinnoviamo, insomma, i ringraziamenti, come si suol dire, e speriamo di poterti riavere ancora con noi. Tanto sai che ormai sei dei nostri. Grazie mille. Quindi, ragazzi, ringraziamo ancora Diego Perotti per essere stato qui con noi. Grazie, Diego. Speriamo, come ha detto Jacopo, di riaverti qui presto. Alla prossima. Un abbraccio.